allagamenti, auto trascinate dalla furia delle acque e cappottate, la bomba d'acqua che ha interessato anche il territorio di Alcamo tra il pomeriggio e la serata di ieri non ha risparmiato il palazzetto Vincenzo D'Angelo, dove le acque meteoriche sono penetrate scendendo a cascata sulle gradinate. All'interno del palazzetto è attivo il centro vaccinale anti-Covid, che pertanto nella giornata di oggi è chiuso al pubblico, anche se pare che per fortuna non si registrino gravi danni. Allagamenti, come spesso avviene in queste circostanze, anche al santuario di Maria Santissima dei Miracoli, negli spazi sia esterni invasi dal fango che interni. Vediamo qui il rettore del santuario, padre Benedetto Cottone, impegnato questa mattina a spalare il fango che si è accumulato nello spiazzo. Sono in corso verifiche di danni in vari punti del territorio relativi a crolli di alcuni muri e a dissesti stradali. Continuano al riguardo a pervenire segnalazioni e nelle prossime ore è probabile un ulteriore aggiornamento al riguardo. Nel precedente video pubblicato qui su Alcamondo Blog avete potuto notare almeno in parte l'entità dell'accaduto. Caos e tanta paura, soprattutto incontrata al Canale 8, dove l'esondazione dell'omonimo torrente ha allagato terreni privati e abitazioni, alcune delle quali sono state evacuate, e travolto autovetture parcheggiate, una di queste, come vediamo nel filmato, trascinata fino alla foce e cappottata. Privati cittadini segnalano gravi danni. Sul posto sono attualmente operativi forze dell'ordine, vigili del fuoco e protezione civile. Il sindaco Domenico Surdi in nottata ha ordinato per precauzione la chiusura delle scuole nella giornata di oggi. Ieri sera i vigili del fuoco con il loro nucleo SAF, spelo alpino fluviale di Trapani, e con la squadra di Alcamo hanno salvato 4 uomini rimasti intrappolati dal rigonfiamento del fiume caldo in corrispondenza delle terme segestane. I soccorritori, come si apprende infatti, hanno lavorato in condizioni proibitive, riuscendo a trarre in salvo 2 uomini di nazionalità tedesca, 1 ecuadoregno e 4 italiano, i quali stavano rischiando di essere travolti dalla furia dell'acqua. I 4 sono stati affidati alle cure mediche del 118.